Se volete aiutarmi a fare più pink slips e contest nel mio canale, acquistate i vostri crediti da FIFA Ultimate Team Coins. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e iscritti di tutti, bentornati su Giovi HDSpo. Io sono Giovi Spo e questa è la serie Scontro tra Titani. Dovrebbe essere l'episodio numero 7, non ricordo. Non riesco mai a portare il conteggio del numero degli episodi. Vabbè, non fa niente. Dai, oggi andremo ad aggiungere un altro giocatore. Nello scorso episodio avevo chiesto di scegliere tra Götze e Firmino Tots, e la vostra scelta è stata, seppur di due soli voti in più rispetto a uno all'altro, è stata, la vostra scelta è stata Firmino Tots, e quindi andremo ad aggiungere un altro Tots alla nostra rosa, alla nostra formazione, e andiamolo dunque ad aggiungere. Firmino Tots, non so, non l'ho mai provato, dovrebbe essere buono perché comunque ha delle ottime statistiche, ed eccolo qui. Andiamolo a vedere giusto un poco. Tanto di velocità, 82 di tiro, 85 di passaggio, 88 di dribbling e 20, 36 di testa. Diciamo, work rate non male basso, altezza buono, 1,80 m. Credo che abbia anche una buona forza fisica, quindi riuscirebbe anche a contrastare di spalla a spalla. E quindi è arrivato il momento di provarlo insieme a tutto il resto della squadra. Ed ecco la squadra, il nostro avversario, cazzo, check! Clichy, Company, David Wits, Walker, Ramirez, V. William, Jesus Navas, Santi Cazorla, Eto'o e Jovetic. Speriamo in bene, dai. No, attenzione ad Eto'o. Esci, Leno, esci, Leno! Bravo, Leno. Per Walker, attenzione a Walker. Cercherà un cross, cercherà la testa di qualcuno, ci arriva, vaffanculo! Com'è possibile sta cosa? Com'è possibile? Dai, è David Wits che si trova in attacco, ma dai! Ma che cazzo! E dai, muoviti! Robben, il numero di Robben! Il tiro dalla distanza di Robben! Di poco fuori! Dai, cazzo, stiamo prendendo una di Cazorla, la battuta di questo corner. Cercare la testa di Company, però ci arriva la mia difesa, poi mi spacca bene, ottimo, ottimo, poi Ramirez, recupera il tiro dalla distanza, meno, cioè. Robben, per Lewandowski! Lewandowski, il tiro di Lewandowski! Vai a prenderla, ma baccalà, fitti sciunto! Attenzione, oh! Palo! Maledizione! Ma che cazzo di merda, Firmino! Mamma mia, hai giocato malissimo, mi hai giocato! Boh! Vediamo questo secondo tempo, che cazzo capisci? Robert? Vede Royce! Corri, Royce! Royce, il tiro di Royce! Royce! Ma vaffan bagno, vai! Ma come cazzarola! Mamma, vaffanbagno! Vai, Royce! Vai, Royce! E tira! E ma dai, ma porca troia! E porca troia di merda! Ma vaffanculo! Che vaffanculo! Ma che cazzo... no, è fuori gioco! È fuori gioco, no! No, no! E vaffanculo! Ma vaffanculo, mi sbaglio il gol, guarda, subisco proprio, sto proprio di merda! Ma che cazzo proprio di merda, ma è uno schifo totale! Ma come cazzo fa Royce a sbagliare un tiro così, che si allunga il pallone in una maniera... Impossibile, mamma mia, mamma mia! Ma che schifo di merda! Ma se non l'ha fatta apposta, se stava andando di là, cosa cazzo di fischi, sto cazzo di fallo! Ma che cazzo di record sono questi? Cosa cambiano per i cazzi suoi? Si è trovato quel cazzone di merda davanti e mo mi segna di testa! E mo! E me la fango la mano, la puttana zoccola! Sto coglione! Sto coglione di merda! Esulta pure, esulta! Ma vatti a sparare! Che vatti a sparare! E ritirati dal film! Ma guarda un po', ma guarda, come cazzo è possibile, come cazzo è possibile, come cazzo è possibile. 11 non si deve arrabbiare, una partita, è una partita amichevole, sì vabbè, ma quando vedi certe cose proprio, ti viene proprio da gridare, da spaccare tutto, non le chiacchiere, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare.
ti devi arrabbiare, perché non è possibile che sbagli tu a forza un gol e devi a forza subire la regola del calcio, ma fino a un certo punto, vai no. Avete visto cosa ha fatto? Avete visto cosa ha fatto Robben? Mo ditemi voi, se non è il gioco, se non è stato il gioco, ditemi voi. No, quelli sotto non li ha mai sbagliati Robben? Ditemi voi se è stato no, se è stato il gioco o era... Non lo so, ma più, non capisco più niente, questa, non si capisce niente. È un altro gol. Non c'è una difesa, non c'è un attacco, non c'è un centrocampo, non ci sta niente, non c'è niente, non c'è niente. Non voglio neanche più sgolarmi. Ora ci toccherà aggiungere più un giocatore bronzo. Oltre il danno, la beffa, idea, la beffa, il danno, che come cazzo si dice quel cazzo di detto qua, fanculo. Vediamo chi cazzo aggiungere di pronto, chi cazzo aggiungere. Beh, andiamo a vedere, un difensore di sicuro non l'aggiungo. Potrei mettere un terzino sinistro pronto, un terzino destro pronto, come vediamo, penso proprio che opterò per uno di questi. Allora, potrete scegliere, a mio malincuore, tra Durm, terzino destro, 62 di Opelov, Brondo, del Borussia Dortmund, oppure il terzino destro tedesco dell'Hamburgo, con 64 di overall, Lam, non Philipp Lam, si chiama Jin Lam, potete scegliere tra questi e due, e quindi scegliete voi, io non ho provato nessuno dei due, quindi non so che dirvi. Sono dispiaciuto di dover aggiungere un giocatore bronzo, spero che sia all'altezza della squadra, e quindi commentate qui sotto. Scusatemi se mi sono arrabbiato un casino in questa partita, ma forse alcuni di voi capiranno il motivo. E che dire, l'episodio si conclude, spero vi sia piaciuto, mi scuso per le urla che vi siete stupito. Ci vediamo domani con il prossimo episodio di Scontro dei Capitani. Mi raccomando, passate da Pipagarlo Porto in Italia per vedere il suo episodio di oggi. Che dire, finisce qui, ci vediamo domani. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, e noi ci vediamo domani. Ciao e bella a tutti.